Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei fare con voi due parole su Federico Chiesa, perché da diverse settimane si sta parlando di lui in ottica calciomercato, in ottica rinnovo prima, in ottica calciomercato, quindi uscita poi. Le voci sono ancora molto deboli e confuse, non si sa effettivamente quale sarà il suo futuro. Si legge, insomma, che ci sia stato un interessamento e della Roma e del Napoli, ma non si è capito quanto di vero ci sia. Una verità c'è, Chiesa va in scadenza, andrà in scadenza nel 2025, quindi è un altro anno di contratto. Quindi, di fronte a questa evidenza, è chiaro che bisogna prendere una decisione e le alternative fondamentalmente sono tre: si va a scadenza naturale e si perde il gioco 3-0, si va a rinnovo, viene ceduto adesso. Quindi, non è che ci sono altre componenti, e di queste tre, sicuramente una è quella giusta. Qualcuno potrebbe vedere nel rinnovo una soluzione che possa permettere a Juventus di aspettarlo ancora un pochino, altri nella cessione, l'opportunità di liberarsi di Chiesa rispetto a un giocatore che non è più quello di 3 anni fa. Sicuramente quell'opzione, l'opzione delle tre meno conveniente sicuramente a noi e meno verosimile è quella del fatto che terminerà il suo contratto a zero, perché vorrebbe dire per un giocatore di 28 anni, quanti saranno il prossimo anno, comunque ottimo, valido, a zero dopo che è stato fatto l'investimento, sicuramente a suo tempo molto alto, intorno ai 60 milioni, comprensivi tra prestito, insomma, e poi il riscatto, senza neanche avere la possibilità di rivenderla. È chiaro che Chiesa in questo momento non sia il giocatore del 2021, quello che ha portato l'Italia a vincere l'Europeo di fatto, però non è neanche, voglio dire, un brocco, sicuramente ha avuto una piccola flessione dovuta all'infortunio, però onestamente non monetizzare su un giocatore di 27-28 anni e perdere a zero, al di là di quello che è il risparmio economico sull'ingaggio, sarebbe veramente un po' troppo, sarebbe sicuramente un colpo basso. Ecco perché parlare di cessione in quest'anno, a qualsiasi cifra, anche i 20-25 milioni di cui si parla, potrebbe essere una scelta oculata, una scelta accurata, soprattutto perché ci sono le richieste del giocatore che potrebbero essere non allineate con quelle della Juventus. E di questo appunto che si parla. Si parla di quello che è una Juventus che probabilmente vorrebbe anche rinnovare, ma che potrebbe essere che si stia scontrando con delle richieste, delle aspettative di ingaggio da parte di Chiesa più alte di quelle che vorrebbe dare la Juventus. Richieste magari di alzo rispetto a un contratto già abbastanza alto, ma rispetto a un giocatore che non ha performato come nel periodo in cui è stato fatto l'ultimo rinnovo, comunque l'ultimo contratto, e che non sta performando soprattutto come nel periodo del 2021, cioè prima dell'infortunio. Rispetto a questo è chiaro che vanno fatto delle analisi, insomma, degli approfondimenti. Il mio punto di vista, io penso che Chiesa sia un giocatore che andrebbe rimotivato prima di tutto, perché la componente infortunio è stata limitante soprattutto nel primo anno post infortunio, no? Ricorderete. Allo stato attuale non vedo più un Chiesa che abbia veramente dei problemi fisici per cui ci possa essere in qualche modo qualche tipo di limite, se non che è chiaro che Chiesa dopo l'infortunio sicuramente ha avuto un po' di paura su mettere la gamba, quindi secondo me si è un po' limitato lui stesso perché mentalmente ha ancora in serbo della paura che non riesce ancora a gestire, e questo potrebbe essere di buon auspicio perché la paura poi passa col tempo con la sicurezza che danno magari gli esiti dei vari esami e controesami, quindi da quel punto di vista potrebbe essere solo paura che andrà in qualche modo a diluirsi nel tempo. Quindi io vedo in Chiesa una componente mentale da questo punto di vista. Vedi Chiesa anche, secondo me, un po' di una supponenza, non so se sia il termine giusto, ma comunque come se Chiesa, appunto perché è arrivato a quel punto, a cui è arrivato il 2021, in qualche modo gli fosse tutto dovuto, no? Anche il rinnovo con cifre più alte. Tenendo conto che invece l'unica considerazione che ho fatto in questo momento è il rendimento post-infortunio, il rendimento dell'ultimo anno, che è un rendimento molto altalenante. Rispetto a questo rendimento è chiaro che la Juventus si deve proteggere e non può dare a un giocatore che ha avuto questo tipo di rendimento, un ingaggio più alto proprio in una fase in cui la Juventus sta facendo una spending review e sta riadeguando gli stipendi in una proporzione molto buona. Cioè il fatto che ad esempio Vlahovic mi chieda o abbia lo stipendio più alto mi sembra ragionevole perché è arrivata veramente in una fase molto buona della sua carriera. Il fatto che ad esempio che la Juventus stia pensando di vendere Szczęsny è perché reputa un portiere di 34 anni, per quanto forte, non più come meritevole di un contratto così alto. Soprattutto per i motivi che sappiamo, quindi è coerente da questo punto di vista quello che la Juventus sta facendo con la componente costi, con la spending review. Pensiamo anche a Thiago Motta, prenderà un massimo di 5 milioni bonus compresi rispetto ai 7 più 2
che prendeva Allegri. Quindi anche lì si sta facendo, chiaramente la proporzione degli allenatori è evidente per quello che hanno fatto in carriera, ma anche lì si sta facendo una piccola spending review che porterà la Juventus a sestarsi nella prossima stagione, in quella consecutiva, in un range di pacchetto di stipendi più basso. Quindi io mi trovo d'accordo con quella che potrebbe essere l'idea della Juventus di non rinnovare Chiesa per questi motivi. D'altra parte però è la Juventus stessa la prima che non vuole perdere l'investimento così senza monetizzare in alcun modo. Ed ecco che mi subentra la figura di Thiago Motta. Cioè, qual è il progetto che eventualmente Thiago Motta avrebbe con Chiesa? Ricorderete che nelle settimane passate si parlava di Thiago Motta che addirittura non vedeva di buon occhio Chiesa, come se non gli piacesse. Ecco lì, onestamente, inizio un po' a dubitare, perché per quanto Chiesa non abbia fatto la sua migliore stagione, per quanto Chiesa non sia lo stesso di 3 anni fa, è comunque Federico Chiesa, cioè voglio dire, un giocatore che ha performato così bene nel 2021, anche se sta performando meno, è comunque un giocatore importante. Gli unici ragionamenti che vanno fatti sono quelli sul costo del suo stipendio, non tanto sul valore minimo accettabile per il giocatore. Quindi un po' mi fa strano. Poi ci sono questioni tecniche, posso capire, ma Chiesa mi sembra un giocatore che tra l'altro si è adattato a molti moduli, ha fatto anche la punta, la seconda punta, oltre che l'esterno, e penso che Thiago Motta come esterno veda bene la figura dell'esterno in sé, no? Quindi non vedo perché a Thiago Motta, se non per un gusto prettamente personale, non possa farsi piacere Chiesa. Quindi quel filone non lo considero. Però è anche vero che Thiago Motta potrebbe fare veramente d'ago della bilancia, perché è un attore che magari potrebbe avere delle richieste specifiche sul mercato e quindi questo potrebbe portare alla necessità di vendere Chiesa, tenendo conto della volontà del giocatore, tenendo conto che è in scadenza 2025. Io spero che si vada per la strada in cui la Juventus ci guadagni, cioè se guadagnarsi vuol dire venderlo adesso per comprare un altro profilo importante per Thiago Motta e non perdere a zero. Al di là della riconoscenza di quello che l'ha fatto per Chiesa, penso che sia giusta questa direzione. Se chiaramente la Juventus non dovesse guadagnarci, tanto vale tenere un anno e vedere come nell'anno evolve, magari con un Thiago Motta che riesce a dargli motivazione e a recuperarlo mentalmente, e quindi magari durante l'anno ci si accorga che sia utile rinnovarlo, perché in qualche modo avrà fatto una buona stagione, una buona parte di stagione, tenendo conto che è utile non arrivare a ridosso della scadenza contrattuale. Adesso secondo me è aperto questo capitolo, di cui ne parleremo sicuramente, che sia per la permanenza o per la cessione, perché se fosse per la permanenza e ci fossero delle dichiarazioni particolari di Motta o dell'utilizzo particolare, no, molto e vivo nel corso della stagione, allora si potrebbe parlare di un Federico Chiesa rinato. Diversamente ne parleremo in caso di cessione o di altre dichiarazioni in direzione diversa. Noi aspettiamo, però penso che sia giusto fare un focus su Chiesa perché da Chiesa passano anche molte tematiche di calciomercato entrate in uscita, in entrata soprattutto nel caso in cui viene sostituito, e quindi passa molto di questo calciomercato, della spending review, delle risorse disponibili. È diverso avere un Chiesa in squadra a non averlo e tutto ciò che ne consegue. Quindi aspettiamo, aspetto i vostri commenti sulla vostra considerazione in merito a Federico Chiesa. Come sempre, Forza Juve, alla prossima. Ciao! Juve, grido forza, Juve, la partita di me chi la chiude, non mi ripeto sempre.